Sarà Emilio Casalini di Generazione Bellezza a guidare il laboratorio rivolto a giovani del carcere minorile, a insegnare loro i trucchi del mestiere dell'arte e di raccontare storie attraverso testi e immagini, oltre ai giorni della rinascita di Caltanissetta. La rigenerazione avverrà con 11 diversi interventi su luoghi storici e culturali della città e anche con percorsi di mobilità sostenibile. Passerà attraverso gli occhi e il percorso dei giovani che saranno coinvolti. Perché con Generazione Bellezza abbiamo raccontato una città forte, con delle luci e anche delle ombre, di una degenerazione che va avanti da decenni, è chiaro, è palese. E quindi Generazione Bellezza è questo, è seguire le iniziative che cambiano la realtà. Questo quartiere che ci ha colpito così tanto per le potenzialità che chiaramente ha. Oggi siamo qui a fianco a vedere come, per testimoniare, innanzitutto per vedere come verrà rigenerato, come verrà rigenerata la bellezza e anche in piccolo per dare il nostro contributo, perché con la mia squadra, dei miei registi, dei miei filmmaker e con me presente, collaboreremo a un piccolo tassello della rigenerazione, di questa città, trasferendo le nostre competenze a dei ragazzi, per esempio ragazzi del carcere minorile, che potranno acquisire la competenza per fare lo storytelling video del territorio. Il giornalista, già nella puntata dedicata al Cantico delle Periferie Siciliane, nello scorso gennaio aveva narrato i volti di Caltanissetta attraverso alcune delle realtà più virtuose del territorio.